Ultima sessione d'allenamento pomeridiana per il Taranto prima della rifinitura del sabato mattina, alla quale farà seguito la partenza dei rossoblù verso la Basilicata, epicentro del testa a testa per la C, giunto ai 90 minuti decisivi che decreteranno la vincente del torneo. La concentrazione in casa ionica è massima, la terza, in vista della sfida contro il Lavello, dovrebbe poter contare su tutti gli effettivi, eccezione fatta per Falcone e Guastamacchia, anche se l'11 iniziale difficilmente sarà diverso rispetto a quello visto all'opera domenica scorsa. Ferrara, rientrante dal turno di squalifica, scalpita per riprendersi il posto sulla sinistra. Matute invece inizierà quasi certamente dalla panchina, pronto però a subentrare a gara in corso. In avanti, possibile conferma in blocco per il tridente offensivo composto da Corrado al centro e Nicolas Rizzo e Santarpia ai suoi lati. Dirigerà l'incontro il signor Ursini della sezione di Pescara. Laghezza di Mestre e Zandonà di Portogruaro gli assistenti.